Bene, grazie di essere venuti, malgrado il maltempo, a questa presentazione di Aida, di cui vi parlerà Andrea Malvano, che voi già conoscete perché era già venuto ospite della Scala e degli Amici della Scala. Andrea Malvano è uno dei musicologi della scuola torinese, che deriva da Massimo Mila, da Giorgio Pestelli, ed è uno studioso di musica francese. Ha scritto due libri su Debussy, quindi naturalmente è una delle persone più adatte per poter parlare di un titolo così importante per il repertorio francese. In realtà poi è anche uno studioso di Schumann, ha scritto due libri su Debussy e uno su Schumann. Ed è naturalmente anche molto apprezzato come conferenziere, tant'è che 2 anni fa ha fatto anche tutta la presentazione per il Ring, l'anello del Nibelungo, per il pubblico internazionale. Abbiamo organizzato questa cosa che poi doveva essere fatta per essere tradotta in simultanea in inglese con i pezzi al pianoforte, insomma. Non abbiamo scontentato nessuno, soprattutto lui è stato bravissimo. Bene, io ho detto quanto dovevo, gli lascio la parola e vi ringrazio ancora. Bene, grazie a Franco Pulcini per questa presentazione. E grazie agli amici del Teatro La Scala per avermi invitato, e alla signora Crespi per avermi invitato di nuovo a fare una chiacchierata, e in particolare per avermi invitato a parlare di Aida. Perché parlare di Aida vuol dire parlare del Verdi maturo, il Verdi dell'ultima, insomma, fase della sua produzione. Il Verdi maturo è sempre un terreno pieno di tesori nascosti, che vale la pena di scavare, insomma, nel quale è bello sporcarsi le mani per trovare sempre qualcosa di nuovo e che magari sfugge al primo ascolto, anche se si tratta di opere che conosciamo tantissimo, ascoltatissime, c'è sempre qualche cosa che magari si può mettere in evidenza. Gli anni sapete benissimo quali sono, insomma, tra il 1869 e il 1871, vale a dire il Verdi che ormai era quasi sessantenne ed il Verdi che soprattutto era un'autorità pubblica a livello nazionale, quindi non solo il grande musicista, ma l'uomo di Stato anche in un certo senso, perché come sapete dal 1861 al 1865 lui fu senatore del Regno e in quella veste, come dire, non andò solo a scaldare la sedia a Torino, Palazzo Madama, ma si diede davvero da fare perché ad esempio, nelle lettere si vede benissimo, cercò di compattare un po' tutti i senatori, soprattutto quelli del sud, sotto la corona sabauda. Per quelli del sud, che naturalmente erano ancora molto legati ai Borbone, questo era un po' un problema. E lui in questo fa davvero un'operazione importante dal punto di vista politico. Del resto sapete benissimo, insomma, che l'espressione Viva Verdi, sigla, no? Di Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia, era diventata una sorta di motto risorgimentale che anche dopo l'unità continuava a comparire ed essere sulla bocca di tutti. Pochi anni prima aveva compiuto un'altra operazione molto importante proprio per fare gli italiani, cioè nel 1868 era stato il capitano della cordata che aveva di compositori a cui era stato commissionato la famosa messa da Requiem alla memoria di Rossini. Quindi un'occasione per mettere in luce e valorizzare non solo la sua musica, naturalmente, e la sua personalità, ma quella dei grandi musicisti che avevano portato il nome e la cultura italiana in Europa ancor prima che l'Italia esistesse, insomma, sostanzialmente. Era il compositore più pagato del tempo, era davvero una stella. Ad esempio, lui non si metteva a scrivere neanche una nota, se prima non era sicuro di avere il trattamento economico migliore per la sua
per la sua nuova opera, e in particolare era molto attento già subito, dalle primissime lettere che scrive, alla questione dei diritti d'autore, che era un problema insomma in quegli anni, perché la normativa era ancora in fieri, non c'erano delle leggi precise. Lui subito dalla prima lettera, io va bene, scrivo quest'opera, anche con Aida lo fa, scrivo quest'opera, ma, e comincia la pappardella di riferimenti normativi e di clausole che bisognava rispettare. Proprio qualche anno prima aveva addirittura intentato causa contro il Théâtre Italien di Parigi, quindi un'istituzione prestigiosissima e potente, perché al Théâtre Italien avevano cominciato a usare delle edizioni pirata, delle edizioni che non erano autorizzate insomma da Verdi, e lui prende proprio avvocati, fa una causa lunghissima, 2 o 3 anni insomma di causa, la perde anche tra l'altro, ci rimette, però è importante sottolineare come lui insomma questa questione del diritto d'autore, della tutela dell'opera d'arte, la sentisse moltissimo. Naturalmente un uomo del genere non guardava più in faccia a nessuno. Io insomma ho letto tutte le lettere, insomma quelle pubblicate recentemente nella edizione di Rescigno, che è un'ottima selezione secondo me, e io l'unica persona nei confronti della quale Verdi aveva una certa deferenza era Cavour, insomma. Tutti gli altri comunque lui li guardava abbastanza dall'alto verso il basso. E la dimostrazione di questo è proprio un fatto che era accaduto pochi anni prima, insomma nel 68, proprio quando stava nascendo un po' il progetto di Aida. Il ministro dell'istruzione Emilio Broglio aveva scritto una lettera a Rossini, ancora vivo, insomma stava per morire ma era ancora vivo, in cui aveva detto: dopo di lei Rossini, da 40 anni che cosa abbiamo? Come si fa a rimediare a simile sterilità? No, faceva riferimento al fatto che Rossini si fosse ritirato dalle scene da tantissimi anni, naturalmente, però si dimenticava di Verdi, insomma, delle opere dall'Oberto fino alla Forza del Destino. E questa lettera finì nelle mani di Verdi, poi non ho capito bene come, ma insomma probabilmente durante il periodo dei lavori insomma intorno alla messa per Rossini, Verdi mise le mani in varie carte del compositore e trovò anche questa lettera. La lesse e naturalmente si legò al dito, una frase del genere, da buon cinese, insomma, si sedette sul greto del fiume attendendo che passasse il cadavere. Il cadavere di lì a poco sarebbe passato, perché dopo la morte di Rossini anche il ministro Broglio evidentemente si rese conto che bisognava omaggiare il grande compositore Verdi, e quindi decise di inviargli un'importante decorazione, la decorazione di commendatore della Corona d'Italia. Quando Verdi riceve questo riconoscimento prestigioso, per cui magari altri avrebbero fatto carte false, sentite come gli risponde: ho ricevuto il diploma che mi nomina commendatore della Corona d'Italia. Quest'ordine è stato istituito per onorare coloro che giovarono sia con le armi che con le lettere, che con le scienze e con le arti all'Italia attuale. Una lettera a Rossini dell'eccellenza vostra, eccola, che torna fuori, benché ignorante in musica, come ella stessa lo dice e lo crede, track, sentenzia che da 40 anni non si è più fatta un'opera in Italia. Perché allora si manda a me questa decorazione? Punto interrogativo. Vi è certamente un equivoco nell'indirizzo e la rimando. Fine della lettera, neanche Saccari saluti cordialmente. Ora, è chiaro che un personaggio del genere poteva permettersi di dire quello che voleva, insomma, in quel periodo, e poteva permettersi di esibire un po' il suo caratteraccio, insomma, diciamolo, proverbiale, un po' ovunque. Ne facevano le spese tutti, ne facevano le spese i poveri librettisti che venivano seviziati quotidianamente, manipolati i loro versi totalmente, i poveri fattori di Sant'Agata, la tenuta, no? Che quotidianamente ricevevano lettere su come spostare i cavalli, come tenere il vino, cioè, non berne troppo, tenerlo da parte per quando viene la peppina, cioè, tutte cose del genere. È chiaro che insomma questo caratteraccio lo sintetizza benissimo la Peppina Strepponi, appunto la moglie, che poi proprio in quel periodo scrive una lettera a un amico e dice: per evitare ogni burrasca
mi sono proposta di dargli sempre ragione, dalla metà d'ottobre a tutto giugno, prevedendo che durante la fatica dello scrivere delle prove non ci sarà modo di persuaderlo che possa aver torto nemmeno una sola volta. No, pensate che meraviglia essere il più grande compositore d'Italia e forse chissà d'Europa, e nello stesso tempo avere una moglie che ti dà ragione per 10 mesi all'anno, no? Una veramente quasi fantascienza. Comunque questo caratteraccio naturalmente viene fuori tutto nella stesura di Aida, perché di problemi, come sempre, ce ne furono tanti. A partire, diciamo, la prima lettera che si trova risale al 69, quando scrive a un amico: vi dissi che sono occupato, indovinate, a fare un'opera per Cairo. Come diremo e saprete, la prima di Aida sarebbe venuta appunto al Cairo. Uff, io non andrò a metterla in scena perché temerei di restarvi mummificato, no? Soggetto egizio, il Cairo, lui comincia con questa battuta. Ma come sempre nelle battute di Verdi, c'è sempre un fondo di verità. Perché questo carrozzone che si stava mettendo in piedi un po' gli dava fastidio. Perché l'idea di quest'opera non era venuta da lui sostanzialmente, ma c'era tutto questo progetto, questo sistema di forze che principalmente spingeva da Parigi, dove sapete, insomma, lui era un'autorità, ammirato da tutti, tantissimi contatti, e in particolare c'erano Drané Bey, che era appunto agente teatrale che divide Egitto, e c'era soprattutto Camille Dulocle, che aveva già collaborato, insomma, con Verdi, ed era molto, molto interessato a mettere in scena al Cairo un'opera realizzata da un compositore italiano. Questo perché? Perché al Cairo c'era un pascià, Ismail, in quel tempo, che era molto aperto alla cultura italiana, alla cultura del melodramma, e infatti il suo teatro, il suo cartellone era pieno di opere italiane, che tra l'altro venivano eseguite con uno sfarzo, con un lusso notevole, che insomma faceva gola anche all'Europa. In più c'era il fatto che, ecco, 2 anni prima era stato appunto aperto il canale di Suez. Ora, non è che, come a volte si dice nei quiz della prima serata, l'Aida sia nata per varare l'apertura del canale di Suez, perché 69 apertura del canale, 71 prima di Aida, passano 2 anni e in mezzo comunque succedono tante cose. Del resto, lo stesso Verdi, quando gli fu chiesto di scrivere un inno per l'apertura del canale, rispose seccamente no, e poi anche per Aida risponde 3 volte no, e poi alla fine si fa convincere. Però insomma, questo momento è significativo, perché l'apertura del canale di Suez non era solo commerciale, ma anche culturale in un certo senso, quindi un periodo di scambi. Come dicevo, ci furono 3 rifiuti secchi da parte di Verdi, poi a un certo punto arriva un personaggio potente, così lui lo definisce nelle lettere, poi tra parentesi dice cosa che non credo, ma perché doveva comunque sempre dire la sua, che gli propone un soggetto che lui dice lo trovai buonissimo. Pensate che aveva risposto di no alla forte somma e al fatto che si dovesse scrivere l'opera molto lontana. Quando però arriva questo soggetto, lui invece si entusiasma e comincia subito a scrivere alle condizioni, eccetera, eccetera, comincia la trafila delle questioni normative, diritti d'autore e tutto quanto. Questo personaggio potente chi era? Lo era davvero, benché insomma Verdi non lo credesse, ma era Auguste Mariette, che è stato forse il più grande egittologo di quel periodo e che insomma da tempo meditava, il fondatore del Museo del Cairo, meditava da tempo di mettere in scena un'opera di questo genere e lavorò proprio sulle fonti originali cercando di tirare fuori un soggetto da trasformare in opera. Verdi si innamorò di questo soggetto, cominciò subito a lavorarci e naturalmente cominciarono poi la solita trafila di problemi, con il librettista prima di tutto. Quindi ecco, questa volta Antonio Ghislanzoni fu il malcapitato, diciamo, il quale quotidianamente si vedeva ricevere lettere del tipo: ella non può immaginare sotto quale forma si strana, e questa stranezza è interessante perché è tipica un po' del Verdi maturo, no? Riflettere e agire sulle forme strane, cioè le forme diverse dal solito, cioè comunque quella forma si strana, che bella melodia si può fare, e quanto garbo le dà il quinario dopo i 3 settenari.
e quanta varietà danno i due endecasillabi che vengono dopo. Sarebbe però bene che questi fossero entrambi tronchi o entrambi piani. Veda ella se ne può cavare dei versi e mi conservi tu sì bella che fa tanto bene alla cadenza. Cioè, cosa vuol dire? Lui voleva dei quinari, subito dopo dei versi settenari, poi vanno bene due endecasillabi, ma non come piacciono a lei, come vuole lei. Me li mette o piani o tronchi e non si dimentichi di mettere alla fine il tu sì bella che mi viene comodo per fare la cadenza. Questi poveri librettisti non erano chiamati a scrivere un libretto, ma un cruciverba, nel senso che era pieno di caselle nere che Verdi metteva e che loro dovevano in qualche modo rispettare. Quindi, come sempre in Verdi, il lavoro fu d'equipe, un lavoro a quattro mani sostanzialmente. I problemi vennero fuori anche con il direttore, fu scelto da tutto questo, diciamo, sistema di forze Giovanni Bottesini per la prima del Cairo, grande contrabbassista, compositore e che dirigeva anche, e Verdi commentò così: non è buona scelta e per me particolarmente pessima, no? I soliti giri di parole con cui esprimeva i suoi concetti. Io avevo pregato il Bey di aspettare dicendogli che un direttore d'orchestra l'avessimo, scrive, non so, faceva gli italiani, ma con l'italiano faceva ancora fatica, sempre trovato, e che a parte Mariani tutti gli altri si valeavano. Comunque lotta per far fuori Bottesini, non ci riesce, e quindi, come dire, la rappresentazione del Cairo la lascia un po' andare, capisce che non riesce più a governarla. E al Cairo, tra l'altro, aveva già deciso che non sarebbe andato, dice che per il mal di mare, poi in realtà era solo una scusa perché non aveva nessuna voglia di finire in questo carrozzone. E allora la prima del Cairo la lascia andare un po' così come era venuta, senza stare a essere troppo puntiglioso sul cast. Ad esempio, per Amneris fu scelta Eleonora Grossi, che invece è un contralto e non arrivava bene alle note di Amneris, che invece è mezzo soprano, quindi fu messo in rilievo anche la prima rappresentazione. Però insomma, a un certo punto dice: basta, vada come vada, io mi concentro tutto sulla prima qui della Scala nel febbraio 1872. Questa voglio invece che sia fatta con tutti i crismi, sarò presente alle prove, romperò le scatole ai cantanti, li scelgo io e tutto quanto. Tutto bene fino a quando non succede che si ammala, era febbraio come adesso, quindi l'influenza evidentemente girava anche all'epoca, il Capponi, che doveva fare Radames, si ammala. E allora lui dice: il diavolo ci ha messo un po' le corna facendomi ammalare Capponi e ho dovuto accontentarmi del Falcelli. Bella voce ma zuccone, sempre i soliti giri di parole. In ogni modo, se non saranno troppo dure, farò di tutto per rompere le corna a questo diavolo. Ed evidentemente fece di tutto per rompergli le corna, perché durante le prove questo Falcelli si sfogava continuamente. Uno dei suoi sfoghi era questo, a un amico: credi pure che quel benedetto Verdi non è possibile di contentarlo. Pretende che si legga la musica come l'è scritta, che si vada a tempo, che si intoni e che si dicano a senso le parole. A giura a Dio, come sa fare tutte insieme con questa roba. Ora, forse Verdi era un po' duro, però un po' zuccone sto Falcelli lo era, perché, voglio dire, leggere la musica come scritta, andare a tempo, essere intonati e dire le parole giuste, insomma, sono i minimi requisiti del cantante, no? Per lui già era troppo, e quindi insomma ci furono scintille. Comunque, nonostante tutta questa situazione, entrambe le prime furono un successo epico, insomma. Sia il 24 dicembre del 1871 al Cairo, Filippo Filippi, inviato della Gazzetta Musicale di Milano, scriveva: l'esito della Ida al Cairo si può dire miracoloso, quando si pensi alla difficoltà della musica e agli ostacoli inerenti al teatro. Il duetto Aida Amneris non fece mai nulla di più grandioso, Verdi di più bello. L'8 febbraio del 72, appunto, alla Scala, altro esito assolutamente felice che riconciliò un po' Verdi con la Scala, che insomma non aveva dato insomma molto, molto, molte soddisfazioni a Verdi dalla Giovanna d'Arco in poi, Simone Boccanegra, poi non ne parliamo, insomma si era un po' riconciliata con la Forza del Destino. Questa è davvero un po' il momento della riconciliazione. Quindi io non ho trovato quasi nessuna recensione negativa, che se ne trova sempre, poi di solito è facile, per Aida. Ho trovato solo però una testimonianza davvero curiosa, che è di un signore qualunque, un signore che aveva deciso di andare a sentire una delle rappresentazioni di Parma a maggio del 72, quindi poi Aida, dopo la Scala, comincia subito a viaggiare e va a Parma. Questo signore, si chiama signor Bertani, un signore qualunque, dice: il giorno, a un certo punto va a sentire queste repliche di Aida, non gli piace,
e dice: adesso che cosa faccio? Prendo carta e penna e scrivo direttamente a Verdi. Allora prende carta e penna e sentite che lettera gli scrive. Allora, il giorno 2 del corrente anno mi recavo a Parma chiamatovi dall'opera Rumorosa Ida. No, rumorosa perché aveva fatto rumore, ma anche un po' perché forse rumorosa. In fin dell'opera domandai a me stesso se mi trovavo contento e ne ebbi un risponso negativo. Ritornai a Reggio e stando nella carrozza ferroviaria stetti a sentire i giudizi che se ne facevano. Tutti erano d'accordo nel dire che era una grande opera. In allora mi venne il ticchio novellamente udirla e il giorno 4 ripartì alla volta di Parma, scrupoloso questo signor Bertani. Non gli era piaciuta la prima volta, dico vado a sentire una seconda, magari cambio opinione. Tutti dicono che è bella. Feci il diavolo per entrare e sentì la replica con comodità. Dopo convenni così, e si è deciso, che è un'opera che non vi si trova alcun pezzo che strappi l'entusiasmo e che vi elettrizzi. Punto. Quando avrà fatto 2 o 3 teatri finirà nei polverosi archivi. Profezia anche funesta che per fortuna non si è verificata. E adesso si rivolge a Verdi in prima persona. Dice: ora, caro Verdi, non potete idearvi come mi trovi malcontento di aver speso in 2 volte lire 32, ammessa anche la circostanza aggravante che questi denari a guisa di orribili spettri vengono a disturbare la mia pace. E a voi che mi rivolgo risolutamente, onde vogliate rimettermi tale somma, e voi dovete restituirmela tosto. Punto. E seguiva il conto. Eccovi il conto. Ferrovia 2,60. Teatro 8. Cena scellerata alla stazione. La stazione si vede costretto a mangiare in fretta e furia al fast food. 2 lire. Replica 15. Totale 31,80. No, pensate, i Verdi, l'uomo che rifiutava la legione, insomma, i riconoscimenti dell'alto Stato, che si vede ricevere una lettera del genere. Uno pensa avrà fatto una palla di carta e l'avrà buttata subito via, oppure avrà fatto una rispostaccia. Invece no, sentite cosa risponde Verdi, che riceve la lettera tramite ricordi, e quindi scrive ricordi. Figuratevi se... per sollevare un figlio dagli orribili spettri che disturbano la sua pace, l'aveva letta bene la lettera, la cita anche, io non sono disposto a pagare quel piccolo conticino di cui mi dà nota. Vi prego dunque di far rimborsare per conto mio questo signor Bersani lire 27,80, non 31,80 come chiesto dal conto, ma 27,80, perché non è l'intera somma che mi domanda, ma pagare anche la cena. Questo no, poteva ben cenare a casa sua. Ora... è chiaro che, diciamo, possiamo dire che Verdi già nell'Ottocento inventi la formula del soddisfatto e rimborsato, no? 150 anni prima di Vanna Marchi, ma soprattutto possiamo dire che una cosa, diciamo, invece importante che si legge da questa lettera, e cioè che Verdi forse aveva più interesse a sapere che cosa pensassero delle sue opere i signori qualunque, i signori che del popolo, insomma, che andavano a sentire le sue opere, piuttosto che i grandi critici. Perché quando Filippo Filippi, il grande critico della Gazzetta Musicale di Milano, gli dice che va a sentire la prima del Cairo, che quindi fa il viaggio, prende la nave, va fino al Cairo per la sua rivista, lui dice, gli risponde: quale apparato per un'opera? Giornalisti, artisti, coristi, tutti devono portare la loro pietra tra l'edificio della réclame e formare così una cornice di piccole miserie che non aggiungono nulla al merito di un'opera. Quindi i giornalisti no, chi se ne importa, ma il signor Bertani invece lo rimborso. Quindi c'è, cioè, come dire, l'interesse per questa la pancia, diciamo, del pubblico molto più che la testa dei critici. In questo davvero Aida è un fenomeno nazional popolare. Qual era allora questa vicenda che tanto, diciamo, viene acclamata, insomma, da tutti? La vicenda, in realtà, la sapete benissimo, faccio proprio una sintesi giusto per comodità. Verdi e Ghislanzoni puntano sull'usato sicuro del teatro, dell'opera, insomma, da sempre, cioè il conflitto tra ragioni private e ragioni pubbliche, che funzionava da sempre, fin dalla tragedia greca, fin da Antigone, e naturalmente continuava a funzionare anche nell'Ottocento. Siamo tra Menfi e Tebe e c'è, appunto, Aida, che è una principessa etiope, figlia del re etiope Amonasro, che è stata catturata dagli egiziani e che è diventata schiava della principessa egiziana, appunto, Anneris. Pur essendo schiava, però, si è innamorata di Radames, egiziano, ma soprattutto sarà poi consacrato condottiero della campagna che dovrà andare proprio a sconfiggere gli etiopi. Ecco qui, quindi, il nodo subito del dramma. Ragione privata, l'amore tra Radames e
Aida, ragione pubblica, l'appartenenza a due popoli nemici. Da una parte un sentimento che unisce, dall'altra un sentimento che separa. Il triangolo è completato da Damneris, che ama Radames senza però essere corrisposta. Quindi, diciamo, da due vertici si comunica, il sentimento scorre, Aida ama Radames e Radames ama Aida, mentre Amneris ama Radames ma non è corrisposta. E fin qui un triangolo, diciamo, anche qui, lui, lei, l'altra, insomma, ben sfruttato dal melodramma dell'Ottocento. Dov'è che esplode questo triangolo? Esplode quando viene catturato il re d'Egitto, d'Etiopia, Amonasro, il quale viene catturato assieme a una serie di prigionieri etiopi e chiede ad Aida, sapendo del suo rapporto privilegiato con Radames, di far fare a Radames la spia, sostanzialmente, insomma, di far spifferare a Radames un piano segreto strategico di questa guerra degli egiziani contro gli etiopi. Aida prima insomma, non vuole fare, poi alla fine accetta per amore del padre e della patria, va da Radames, Radames non lo vuole fare, poi alla fine accetta per amore di Aida, alla fine spiffera questo piano segreto che porterà gli egiziani a sconfiggere facilmente gli etiopi. Proprio mentre spiffera questo piano segreto viene udito da Amneris, capisce di essere colto con le mani nel sacco e allora decide di autodenunciarsi pubblicamente, e Aida e Amonasro scappano, non si sa dove, e lui si denuncia al tribunale dei sacerdoti. Il tribunale dei sacerdoti lo condanna subito, naturalmente, perché lui non fa nulla per scagionare se stesso, a morire sepolto vivo nella cripta del tempio di Vulcano a Menfi, nella quale, insomma, si svolge anche il processo. E c'è la famosa, appunto, scena finale, terzetto finale, nel quale succede che, dopo che i sacerdoti hanno finito il processo, uno alla volta salgono su dalle scale. Dopo che l'ultimo sacerdote è salito, si chiude la pietra, si sente questo rumore che chiude la pietra tombale, Radames si guarda attorno, cerca un angolo in cui rannicchiarsi per attendere la morte, e proprio in quel momento dall'ombra appare Aida, che si era nascosta lì, non era fuggita, ma si era nascosta lì per aspettare lui e quindi morire tra le sue braccia. Allora c'è il terzetto finale in cui Aida e Radames cantano il loro addio alla vita, alla terra, e sopra di loro c'è Amneris, che è disperata per l'imminente morte di Radames. In realtà lo è perché non sa che sotto Radames è con Aida, perché se lo sapesse magari le cambierebbe un pochino la sua opinione. Ma è la bellezza anche di questo finale, di questo terzetto finale, in cui cantano assieme i personaggi senza sapere di essere insieme, sostanzialmente. Quindi qualcosa che vediamo solo noi da fuori. Allora, questo è il triangolo, insomma, che tutti conosciamo e che era ben sfruttato dal teatro musicale dell'Ottocento. Con la particolarità di questa pennellata esotica, appunto, il mondo degli antichi egizi. Perché, l'abbiamo già detto, insomma, veniva tutto da un sistema di forze legato a ragioni politico-economiche, culturali. Ma quello che, diciamo, vorrei un attimo mettere in evidenza è quale fisionomia ha questo esotismo nell'opera di Verdi. Perché l'esotismo nell'opera non era certo una novità, insomma, sappiamo dal 700-800 fino a che parte del 900, alludere a culture diverse, lontane, era assolutamente regolare, all'ordine del giorno, solo che come si alludeva a queste culture? Sempre in maniera stereotipata, cioè raffigurazioni che si basavano su codici condivisi, cioè nessuno si sogna di andare a studiare quelle tradizioni. Non è che Rossini, quando scrive l'Italia in Algeri, va in Algeria per studiare come vivevano e come cantavano gli algerini. Non è che Puccini, poi andando fino a... va a studiare bene le tradizioni giapponesi per Madama Butterfly. Sempre, come dire, delle macchie di colore molto generiche. Qui invece succede qualcosa di un pochino diverso, perché, come dire, il sistema di forze era un sistema di forze che si basava su delle ragioni anche scientifiche, perché Auguste Mariette, l'ideatore di questo soggetto, era un egittologo, no? Ad esempio, non solo nell'ideazione del soggetto, ma anche nella rappresentazione scenica della prima del Cairo,
ci fu un'attenzione notevole verso l'autenticità, non solo nella scelta dell'ambientazione e della scenografia, ma anche degli oggetti d'arredamento. Quindi, se non erano musei, gli oggetti che venivano da museo erano, diciamo, imitazioni perfette. Quindi c'era un'attenzione quasi scientifica che per l'opera era assolutamente strana, cioè mai visto una cosa del genere. Naturalmente, da cosa veniva questo? A Parigi, insomma, in Francia, c'era stato Napoleone che aveva aperto un po' la breccia di questo interesse egittologico. Le sue campagne d'Egitto avevano spinto allo scambio culturale, quindi alla ricerca anche sull'antichità egizia. E i francesi avevano proseguito poi molto in quel periodo, e quindi c'era uno studio attento, avevano continuato e diciamo andavano in Egitto non solo per portarsi dei gingilli da esporre in salotto, tipo l'obelisco di Place de la Concorde, per dire, ma andavano in Egitto per studiare attentamente, aprire musei egizi. Quindi c'era un interesse scientifico che per certi versi era nuovo e che sicuramente nell'opera non si era mai visto. Allora Verdi un pochino respira quest'aria e cerca di andare un po' dietro, farsi trascinare da questa vague egittologica che c'era in Francia, e quindi va a studiare un pochino bene queste tradizioni, va nei musei egizi, cerca dei flauti egizi, cerca di capire come erano fatti, come suonavano. Per la scena della marcia trionfale fa costruire le famose trombe, insomma, della Ile, le Aida trompette le chiamano noi tedeschi, queste trombe particolari, dritte, che a suo modo di vedere dovevano un po' ricordare l'iconografia egizia, eccetera. Quindi fa degli studi, fa delle ricerche. È chiaro che però fa quello che può, per due motivi. Primo, perché della musica egizia noi sappiamo veramente poco, o diciamo pure niente, ecco, come spesso succede della grande antichità. Ricostruiamo qualcosa indirettamente dalle raffigurazioni, dagli strumenti che ci sono pervenuti, ma testimonianze scritte, decifrabili di cosa si faceva, sostanzialmente non ce ne sono, quindi chissà. E poi, come dire, stiamo parlando appunto di opera dell'Ottocento, melodramma dell'Ottocento, in cui questo aspetto era sempre secondario. Ed è questo il motivo per cui, ad esempio, troviamo spesso dei momenti in cui, anche se Verdi magari ci dà l'impressione di voler alludere a culture lontane e remote, lo fa però sempre mescolando l'elemento esotico ad un elemento assolutamente nostrano. Succede ad esempio nella scena della consacrazione del finale del primo atto, dove si consacra appunto Radamessa, eroe che dovrà condurre la spedizione contro gli Etiopi, e viene fuori la celebre melodia della sacerdotessa Possente Ftah. Non sappiamo niente del mondo egizio, però sicuramente ci sono questi intervalli strani e queste armonie un po' strane, diciamo poco occidentali, che potrebbero in maniera molto generica alludere a un mondo lontano, remoto. Intervalli del genere li troviamo anche per caratterizzare musica maghrebina, musica turca. Tutto era un po' un contenitore in cui si buttavano le stesse cose. Però certamente alludiamo a qualcosa di diverso dal solito, di esotico per l'opera occidentale. Solo che poi questa melodia un po' esotica la mescola subito dopo per tutta la scena a un corale dei sacerdoti che suona così. Sembra venuto dal Don Carlo, è un corale che è chiaramente legato alla tradizione cattolica, con questa staticità melodica che ha quasi del gregoriano. Quindi voglio dire, cosa ci sta a fare del gregoriano o del corale cattolico assieme ad una melodia invece così strana, così esotica?
Niente, perché appunto l'atteggiamento era quello della superficialità nei confronti della cultura esotica e quindi era assolutamente normale che un lessico nostrano, della cattiva nostra cultura, si mescolasse invece a qualcosa che teoricamente dovrebbe rimandare al mondo esotico. Detto questo, vorrei arrivare un po' al cuore della conferenza che è stata intitolata La spettacolarità esteriore e interiore di Aida. E allora vorrei farvi due esempi di questi due lati, lato A e lato B un po' dell'opera, e cercare di trarre delle conclusioni su questi aspetti e questi lati di Aida. Il lato A della spettacolarità esteriore è quello che conosciamo tutti benissimo, quello che magari un po' ci affatica anche, cioè quelle scene collettive in cui il collettivo sembra sempre dominare sull'individuale, un po' rumorose, monumentali, eroiche, quelle che spesso alla critica non piacevano, non piacciono tanto, le scene che della corte, ad esempio, insomma, appiccicava le pagine per non, dello spartito per non vederle o suonarle. Lo stesso Massimo Mila, nei suoi scritti su Aida, fatica un po' a digerire queste scene corali, collettive, però sono scene che caratterizzano l'opera e che poi al pubblico in fondo piacciono e quindi vanno assolutamente analizzate e capite. Una di queste, ad esempio, è la scena del finale del secondo atto, la scena in cui Radames viene accolto come vincitore in patria. Gli era stato chiesto di tornare vincitore, lui torna vincitore e quindi viene accolto con tutta la gloria che merita. E questa è chiaramente una scena piena di trionfalismo, di eroismo, è ovvio che sia così. E Verdi lo fa utilizzando due temi che sono perfettamente rappresentativi di questa situazione. C'è il tema della gloria all'Egitto, gloria Iside, che è questo. Questi movimenti verso l'alto sembrano quasi delle scosse elettriche che Verdi utilizza moltissimo nel corso della scena, un po' per tirare sulla tensione, e certamente è un tema di grande forza trionfale e solenne, così come lo è il tema della marcia trionfale. Questo. Conosciamo tutti, e che la prima volta viene eseguito solo con le trombe in scena, queste Aida trompette, appunto, trombe lunghe, che non eseguono tutte le note, non sono cromatiche, infatti questa armonia è un po', come dire, rudimentale, e che sono accompagnate solo dagli archi, se non ricordo male, in orchestra, comunque un organico, diciamo, piccolo. E la prima volta sembra quasi che venga suonata con la marcia, con il freno a mano tirato, nel senso che ci accorgiamo subito che è un tema che può dare molto di più, ecco, che a pieno organico può sfondarci le orecchie, può davvero riempirci di trionfalismo. La prima volta è un po' come a marce tirate. E infatti Verdi lo fa apposta, perché crea subito l'attesa della riapparizione di questo tema a pieno organico, che infatti riapparirà poi alla fine, proprio per chiudere, suonato da tutta l'orchestra al completo. Quindi c'è un lato trionfale molto, molto evidente, molto marcato. Però leggere tutta questa scena solo in questo modo, a mio avviso, è sbagliato. Perché in questa scena non c'è solo trionfalismo, non c'è solo eroismo, ma succedono delle cose che giustificano anche una riflessione individuale sui personaggi. In particolare succedono due cose. Una è che a un certo punto arrivano i prigionieri che Radames ha fatto in guerra, e tra questi prigionieri appare il re Amonasro. Aida quindi riconosce suo padre tra i prigionieri. E allora Aida naturalmente sente crescere in sé, insomma, una delle scintille che faranno esplodere il dramma e il triangolo di quest'opera, cioè l'amore per suo padre, ma nello stesso tempo l'amore per colui che ha reso prigioniero suo padre, che ha catturato suo padre. L'altra cosa che succede è quella che il faraone d'Egitto, per
ricompensare Radames di questa straordinaria vittoria, decide di offrirgli la mano di sua figlia Amneris. Solo che, appunto, Radames ama Aida e quindi anche questo per lui è un grosso problema. Tutti problemi che però i due personaggi sono costretti a reprimere, a tenersi dentro, perché non li possono esibire pubblicamente, perché sarebbe contro a quello che è il loro ruolo all'interno della società in cui vivono. E Verdi questa cosa non è che la trita sotto agli ingranaggi della collettività, della spettacolarità, del trionfalismo, perché questa cosa nella sua scrittura rimane. E rimane in particolare verso il finale, in un episodio in cui Verdi crea una forte tensione. Che sembra che stia prendendo la rincorsa, no? Proprio per mettere in evidenza. E dove si butta, no? Quando prende questa rincorsa? Si butta contemporaneamente in due direzioni diverse. Cioè, arrivato qua, l'orchestra si divide in due e metà dell'orchestra fa quello che ci aspetteremmo, cioè riprende il tema della gloria all'Egitto e quindi fa... riprende quello e ce lo possiamo anche aspettare con gli strumenti più bandistici, ma contemporaneamente un altro pezzo dell'orchestra e un altro pezzo dell'organico vocale fa questo tema completamente diverso. Che sentite che differenza, cioè siamo davvero due poli, sono due poli diversi, perché da una parte abbiamo proprio un tema di marcia e dall'altra invece abbiamo un tema che è quasi un tema di lamento. C'è della sofferenza in questo tema, cambia completamente il ritmo. Allora è come se lui avesse un foglio in cui c'è la marcia e sopra ci mette un foglio di carta velina e scrive qualcosa di completamente diverso, ma lo innesta sopra. E quindi noi contemporaneamente abbiamo sia il dramma collettivo, diciamo la situazione collettiva, il trionfo collettivo di tutti i personaggi che recano la loro gloria all'eroe vittorioso, ma dall'altra parte abbiamo anche un tema che invece riflette la sofferenza repressa di questi personaggi. Tant'è vero che il libretto stesso ce lo dice, perché da una parte abbiamo il popolo, i sacerdoti che continuano a dire gloria all'Egitto, a Iside e Osiride, e dall'altra parte abbiamo Aida che invece dice qual speme o mai più restami, a lui la gloria, il trono, a me l'oblio. Mentre Radames dice quale inatteso folgore, folgore sul capo mio discende. Quindi dicono delle cose diverse i personaggi e in musica lo sentiamo. Allora questa è una cosa che è molto romantica, c'è la coesistenza di stati emotivi contrapposti che i romantici imparano da Shakespeare soprattutto e che dimostra come in questa scena non ci sia solo la spettacolarità esteriore ma anche quella interiore di questi personaggi. Ve la faccio sentire questo finale nell'interpretazione di Claudio Abbado. Io l'ho sentite tutte quelle che ho trovato possibili. I direttori in questo momento si trovano sempre un po' in difficoltà perché o scegli un tema o ne scegli un altro. La maggior parte sceglie il tema della marcia trionfale, che è più, diciamo, allineato alla situazione generale della scena. Qui invece Abbado riesce benissimo a tenere su due piani diversi due temi, e quindi noi contemporaneamente, se facciamo attenzione, non è facilissimo naturalmente, riusciamo a cogliere la diversità di questi due temi che rappresentano la diversità di queste due componenti, no? Collettività festante e tragedia individuale. Prima si sente il tema della gloria all'Egitto cantato dal coro, poi si sente questo tema più lamentoso cantato dai personaggi soli che soffrono, poi c'è la rincorsa che dicevo prima e il lancio su questa sovrapposizione di temi tra di loro opposti.
secondo tema, lamento, separato, quello sentiamo meglio. È facilissimo da cogliere questa sovrapposizione, però, come dire, è importante da sottolineare perché dimostra come Verdi, insomma, non schiacci l'individualità sotto la collettività in queste scene trionfali. C'è anche la ragione privata dei personaggi, non c'è soltanto la dimensione collettiva esteriore di tutta la massa. Questo lato B, che qui si vede, diciamo, poco, emerge moltissimo in tanti altri momenti dell'opera, soprattutto nei duetti. L'Aida per certi versi è l'opera dei duetti, duetto Aida Amneris, i duetti tra Radames e Amneris, il duetto Aida Monastro, tutti pezzi molto lunghi nei quali però appunto lo spettacolo diventa l'interiorità dei personaggi, quindi entrare dentro alla loro vita, insomma, emotiva, e cercare di tirarla fuori. Un momento che la sintetizza bene, secondo me, un pochino più breve, i duetti sono molto lunghi, non facevo in tempo a farli ascoltare tutti, e sicuramente la scena di Aida e Aria Ritorna Vincitor, nella quale succede una cosa che è tipica del Verdi maturo, del Verdi appunto dell'ultima fase, cioè succede che nella fase, diciamo, successiva alla trilogia popolare, ma già un po' con la trilogia popolare, Verdi rompe tutte le forme, perché aveva dovuto lottare per tutta la prima fase della sua produzione con la solita forma, la gabbia del melodramma, insomma, ottocentesco, che, come forse sapete, è quadripartita, è strutturata in tempo d'attacco cantabile, tempo di mezzo e cabaletta, no? Questa struttura che è un po' una gabbia per i compositori che devono riempire. E Verdi, negli anni di galera, cerca di riempirla, insomma, questa struttura, poi pian piano si rende conto che il dramma la rompe, batte la testa contro queste gabbie, butta giù tutti i tramezzi e nell'ultima fase è appunto libera, non ci sono più forme, no? Queste forme strane, così strane, di cui parlava il librettista Ghislanzoni. Fa spazio, e fa spazio per fare in modo che la musica riesca a seguire e a tallonare, potremmo dire, in maniera estremamente sensibile l'emotività dei personaggi. E quindi cogliere ogni minima sfumatura emotiva, al di là delle forme, al di là degli schemi preconfezionati. In quest'area succede benissimo, perché noi, in un'area di 5 minuti, assistiamo alla rappresentazione di ben 5 stati emotivi diversi.
Per il Verdi prima maniera un'aria era la rappresentazione di uno stato emotivo, al massimo due se c'era un cambio di tempo. Nella trilogia popolare questo comincia a rompersi, nell'ultima fase invece ogni minimo cambiamento, sfumatura emotiva del personaggio determina un cambiamento musicale. Qui succede molto, molto, in maniera molto affascinante. Aida dice ritorna vincitor, comincia così perché si è appena chiusa la scena in cui la collettività egizia si è unita per chiedere a Radames di tornare vincitore in patria. Lei, presa dall'entusiasmo, si è unita a questo coro nei confronti del suo amato Radames. Poi però, quando tutti vanno via e rimane sola con se stesso, dice cosa ho detto? Ritorna vincitore. Ho chiesto a Radames di uccidere, insomma, di sconfiggere il mio popolo. E allora il primo stato emotivo che regna è quello della confusione, cioè Aida non sa che direzione prendere, Radames popolo, e quindi in musica Verdi riesce a non creare niente, cioè non viene fuori niente che possa dire abbiamo preso una direzione ben precisa, l'unica cosa che viene fuori è questo. È un disegno cromatico, sembra un serpentone che gira dentro, che però non va da nessuna parte, scende e sale, proprio come il suo stato emotivo, che non riesce a decidersi, insomma, tra le due componenti che la attanagliano. L'altro momento è quello della rabbia, dice Numi, l'insana parola, Numi sperdete, cioè cosa ho fatto? Punitemi Numi. E allora viene fuori una melodia che, come dire, sembrano delle ondate di rabbia, prima sale e poi scende, viene repressa, poi sale e poi scende di nuovo, come se ci fosse qualcosa che la trattiene, e c'è questo. Di nuovo. Salire crescendo, poi scende, sale e poi scende, come se fosse un sentimento opposto che l'attrae. Qual è quel sentimento opposto? Naturalmente l'amore. E allora viene fuori il vero e proprio leitmotiv, possiamo dire, perché qui Verdi un po' venne accusato di wagnerismo in alcuni aspetti, le pochissime critiche che emergono sono di wagnerismo, per questo uso ad esempio degli archi spesso molto leggeri, molto trasparenti, che alcuni ricordò il Lohengrin, come se non le avesse già usati in Traviata, insomma, voglio dire, per la morte di Violetta, e soprattutto appunto ci sono dei temi conduttori che tornano, uno di questi è il tema dell'amore, che forse è quello che ci rimane più nelle orecchie, perché lo sentiamo subito all'inizio del preludio. Rosa in mezzo alla tempesta che viene fuori e che appunto connota quest'altra parte di Aida. Poi altro tema, altra idea completamente diversa, la nostalgia della patria, cioè i sacri nomi di padre ed amante, cioè ripensa al padre che non vede da tanto tempo e viene fuori quest'altro episodio. Quella nostalgia un po' serena di un posto nel quale vorremmo tornare, ma che ricordiamo con piacere. C'è dell'inquietudine, quale fosse stato un posto da ricordare con piacere avrebbe scritto. Invece fa un minore. E poi soprattutto c'è questo accompagnamento. Concitato, quasi perde il fiato, come chiaramente succede quando c'è un'inquietudine, qualcosa che non ci fa dormire sereni. Tutto questo miscuglio di forze così diverse, sfocia nell'unica cosa in cui può sfociare, che è appunto la preghiera.
l'unico, quando si è nelle grane davvero, l'unica cosa che si può fare è rivolgersi a Dio, no? Rivolgersi a un'entità superiore che ci aiuti. E quindi ecco che è di nuovo preparata con una bella rincorsa, Numi Pietà. Archi trasparenti, di nuovo stile Lohengrin, stile però anche Traviata. E allora questa preghiera un po' ci ricorda, cioè ha la stessa forza esplosiva della cabaletta, ma non è una cabaletta. Quindi Verdi fa sì piazza pulita di tutte le strutture formali vecchie, ma riesce comunque a garantire la stessa forza espressiva che aveva la solita forma. E allora sentiamo quest'aria cercando di notare appunto questi continui cambiamenti di sfumatura emotiva che sono resi perfettamente nell'interpretazione di Maria Callas, che non ha bisogno di presentarsi. Ritorno vincitore! Qui alla scala. Vincitor del padre mio, direi che implorarmi per me, per ridonarmi una patria, una reggia e nave illustre che qui cerarmi forza. Nostalgia della patria.
Questo è lo spettacolo interiore, no, di Aida, questa capacità di fare un'ecografia quasi ai personaggi, dei loro sentimenti, di ogni minima sfumatura cercare di renderla, infischiandosi totalmente delle convenzioni, delle strutture formali e degli schemi prefatti, preconfezionati. Chi vince tra questo lato A e questo lato B in Aida? Ci sono due esempi che posso fare per cercare di dare una risposta a questa domanda. Uno è un esempio che forse non vi aspettate, nel senso che secondo me è significativo per capire quello che fa Verdi e le scelte che fa Verdi, quello che succede nella scena del giudizio. Cioè nel momento in cui Radamés, colto con le mani nel sacco, si autodenuncia e nella cripta del tempio di Vulcano viene processato. I sacerdoti gli chiedono per ben tre volte di discolparsi, discolpati, discolpati. Lui rimane in silenzio, sentiamo solo un tremolo della gran cassa che sottolinea questo silenzio e la prova della sua colpevolezza, del fatto che deve essere condannato. Una scena davvero di grande teatro in cui si vede fuori, si vede bene il Verdi che diceva: io non sono un grande musicista, io sono un grande uomo di teatro, perché sono pochissime note in questa scena, ma c'è una grandissima capacità proprio drammaturgica, di forza teatrale, di tenerci incollato senza scrivere troppe cose. E questa scena noi in realtà però non la vediamo, perché si svolge nei sotterranei, quindi è fuori, dietro le quinte, e la sentiamo solo da lontano, attraverso gli occhi di Amneris, che è l'unico personaggio che rimane in scena e che ogni volta che Radamés rimane in silenzio, quindi una volta che sentiamo il tremolo della gran cassa, poi prorompe in un pianto disperato che è questo. Questi accordi diminuiti, eccetera, che esprimono benissimo proprio la tempesta che c'è dentro al personaggio. Quindi la viviamo tutta attraverso il filtro interiore di Amneris. Sentiamo soltanto la prima delle tre esposizioni. Rivelasti della patria i segreti. Gran cassa. Identico, succede per tre volte la stessa cosa, soltanto con una piccola differenza, che la prima volta è in una tonalità, la seconda volta un semitono sopra, la terza volta ancora un semitono sopra, cioè cresce di altezza la melodia al pari di quanto cresca la tensione e l'inquietudine di Amneris. Quindi, come dire, Verdi qua si è trovato di fronte ad una scelta proprio drammaturgica, nel senso che poteva scegliere benissimo di fare una scena collettiva, di grande esteriorità collettiva, come l'auto da fede del Don Carlo, per dire, una scena, ali di folla, un processo pubblico, il personaggio processato pubblicamente, la folla che chiede la testa del traditore. Poteva essere una soluzione, insomma, ci poteva pensare. Invece no, lui sceglie una strada completamente diversa, ci fa osservare dal buco della serratura la scena, quello che succede, e la vediamo attraverso gli occhi e il filtro di Amneris. Quindi non è il dramma collettivo che gli interessa, l'esteriorità collettiva, ma invece il dramma interiore, individuale, di un personaggio, o meglio di una donna innamorata, che vede che suo amato sta andando deliberatamente incontro alla morte. E quindi in questo momento lui sceglie chiaramente di andare verso il lato B invece che il lato A di Aida. Così come lo fa certamente nel finale. Perché nel finale la collettività si fa assolutamente da parte, no? Il terzetto finale, il terzetto inconsapevole, un po' finale, in cui
sentiamo solo in lontananza i sacerdoti che continuano la loro liturgia, no? L'indifferenza collettiva di chi non pensa minimamente all'individualità. Sotto i loro piedi sta morendo un uomo, ma loro indifferenti continuano la loro liturgia come se nulla fosse. Ma questo però è in lontananza, i sacerdoti li sentiamo solo dietro le quinte, mentre tutta la nostra attenzione è focalizzata sul dramma interiore di questi tre personaggi, con una particolarità che è tipica dell'ultimo Verdi, cioè la capacità all'interno dello stesso pezzo di insieme di delineare chiaramente le singole individualità, i singoli stati emotivi. In questa situazione ci sono due stati emotivi contrapposti, da una parte Radames e Aida, che sì, stanno per morire, però stanno per morire insieme, uno nelle braccia dell'altro, e soprattutto stanno per liberarsi definitivamente di quel fardello che gli pesa sulle spalle, che pesa sulle loro spalle fin dall'inizio dell'opera, cioè questa ragione pubblica, questo appartenere a due popoli diversi che impedisce il loro amore. In quel sotterraneo il fatto di essere appartenenti a due popoli diversi non ha più nessuna importanza per loro. E quindi in questo momento loro non fanno altro che vedere serenità e luce in quello che sta per loro, che sta succedere, per succedere a loro. Dall'altra parte invece Amneris sopra, appunto abbattuta sul pavimento del tempio di Vulcano, vive una condizione opposta. Lei sì vivrà, però è condannata a vivere una vita senza l'amore, perché il suo amore, Radames, sta morendo sotto, assieme ad Aida. Però questo lei in quel momento non lo sa, e quindi lei naturalmente è disperata. Alla serenità di due che vanno incontro finalmente alla fine dei loro dolori, c'è invece un personaggio che incomincia finalmente il suo ciclo e la sua vita di dolori. E allora questa diversità emotiva Verdi la rende benissimo dal punto di vista della scrittura proprio melodica, perché da una parte abbiamo la celeberrima melodia di O Terra Addio, che è una melodia che spinge verso l'alto, anche per questa scelta di questo intervallo, che sembra anche brutto a sentirlo così, questa settima, ma ha la particolarità di finire su una nota che si chiama sensibile, la quale proprio per regola deve salire. E allora questa qui non posso poi fare così, perché viene male. Deve andare sopra. E allora questo qui è come avere una molla dentro che ti spinge verso l'alto, e questa melodia spinge a slancio, è lo slancio della speranza di questi due personaggi. Invece Amneris, in questo terzetto finale, è costretta per tutta la scena a fare sempre solo re bemolle. Tutta la scena, lei non fa che recitare, diciamo. Questa è un'antimelodia, è una specie di encefalogramma piatto, mentre gli altri hanno uno slancio melodico pieno di speranza, lei invece la speranza l'ha completamente persa, e questa melodia ce lo dice benissimo. Allora sentiamo, questa antimelodia ce lo dice benissimo, sentiamo allora questo finale nell'interpretazione di questa volta, ve lo dico subito, di Mirella Freni e José Carreras. Thank you.
collettività, indifferente, va avanti. Sempre verso l'alto, sempre intervalli ascendenti che salgono verso l'alto. Chiude Amneris con i suoi re bemolli. Ecco, c'era Hans Castorp, no? Il protagonista della Montagna Incantata di Thomas Mann, aveva la sua discoteca personale, no? In cui c'erano soprattutto opere del repertorio tedesco. Tra queste, tra le sue cose favorite che ascoltava sempre, c'era proprio questo finale, il finale dell'Aida. E sentite come lo descrive Thomas Mann, appunto mettendosi nei panni di Hans Castorp, dice: ma ciò che infine provò, dopo aver ascoltato il suo grammofono, comprese e godette, era l'aerea idealità della musica, dell'arte e dell'animo umano, l'alto e irrefrenabile abbellimento che essa dona all'orrenda volgarità delle cose reali. Basta rendersi conto a mente fredda di ciò che qui avviene. Sentite cosa pensa di questo film. Due sepolti vivi moriranno insieme e, peggio ancora, l'uno dopo l'altro. Nei crampi della fame, i polmoni gonfi di metano, dopodiché la putrefazione compirà la sua opera indicibile fino a lasciare nel sotterraneo due scheletri insensibili, a ciascuno dei quali sarà proprio indifferente trovarsi là solo o in due. Questo è il lato reale e oggettivo delle cose. Lato oggettivo a sé, che l'idealismo del cuore non prende affatto in considerazione, e lo spirito della bellezza e della musica trascura. Per la mente teatrale di Radames e di Aida non esiste l'imminente realtà. Cioè, pensate cosa riesce a immaginarsi, qualcosa che non ci viene neanche in mente, no? Questo quasi lato truculento. Effettivamente, se ci pensiamo, alla morte di Aida Radames non sarà tanto bella, cioè sarà una morte orribile, questo porta del cielo si schiuderà, però forse non è che sarà poi così piacevole, soprattutto essere insieme potrà aiutarli. Se ci pensiamo a quello che succede dopo questa scena, chiuso il sipario, forse ci passa la voglia di essere così sereni
sereni e così speranzosi. Però noi non ci pensiamo, non ci viene neanche in mente. E mi chiedo anche come mai sia venuto in mente a Thomas Mann di pensare a questa cosa. Ma perché questo non ci viene in mente? Proprio perché la musica di Aida, questa bellezza di quest'ultima pagina, ci fa completamente dimenticare la realtà. Cioè fa quello che deve fare l'opera in musica. Cioè farci dimenticare completamente la realtà, farci viaggiare nell'interiorità dei personaggi dimenticandoci la realtà per com'è. È per questo che l'opera in musica è così inverosimile, no? A volte assurda. Questo in fondo è un finale assurdo. Io insegno al primo anno di università ai ragazzini, ai ragazzi che hanno 18-20 anni, no? Per loro la generazione di Twitter, dei WhatsApp da 130 caratteri, per loro questa generazione così veloce a comunicare, è difficile capire come mai, ad esempio, nell'opera due personaggi impieghino magari tre quarti d'ora a dirsi ti amo, no? Allora basta un tvb su WhatsApp ed è la cosa fatta. È difficile per loro capire queste lunghezze, queste dilatazioni. E allora io cerco sempre di farli ragionare sul rapporto tra tempo esteriore o reale e tempo interiore, psicologico. Allora dico, a quell'età lì tutti quanti hanno già vissuto un addio doloroso, no? Fosse la fidanzatina del mare, fosse il vicino di casa amico che si è trasferito, insomma, l'hanno già provata quella cosa. Dico, pensate a quella volta in cui avete dovuto dare un addio a questa persona cara. Quanto è durato, cronometro alla mano, quell'addio, no? Ma insomma, qualche minuto, mi dicono, quindi poco. Bene, questo è il tempo reale esteriore delle cose. Poi dico, per quanto tempo quell'addio vi è rimasto dentro però? Quanto ci avete pensato? Quanto ha coinvolto, influenzato le vostre emozioni? E allora loro mi dicono, vabbè, tanto, no? Magari ore, giorni, più romantici, dicono settimane, mesi, eccetera. Allora dico, questo è il tempo psicologico delle cose, cioè il tempo interiore, quello che non si misura con l'orologio, con le lancette dell'orologio. E allora gli dico, la musica, l'opera in musica, è nata per raccontare il tempo psicologico delle cose, il tempo interiore. È per questo che molto spesso noi viaggiamo all'interiorità di questo personaggio e perdiamo contatto con la realtà. E diventa tutto così assurdo e inverosimile, perché non possiamo ragionare con il tempo reale esteriore delle cose. Io credo che la bellezza di questo finale sia proprio anche questo, cioè questa capacità di farci entrare dentro ai personaggi perdendo completamente di vista la realtà. Prima parlavo di lato A e di lato B di Aida, ecco, pensando che il lato A fosse l'esteriorità spettacolare e invece il lato B l'interiorità. Forse alla luce di quello che ho detto, degli esempi, delle scelte che fa Verdi, possiamo girare il disco e pensare che il vero lato A invece sia proprio questo, sia proprio questa spettacolarità interiore sulla quale dobbiamo concentrare, credo, la nostra attenzione sforzandoci magari fin dal primo ascolto. Grazie e buona giornata.